Buongiorno, dovremmo già essere andati via e invece io devo ancora fare la colazione, sono le 7 e devo ancora andare in bagno, soprattutto prima di partire per il mare. Destinazione a noi sconosciuta perché oggi andremo fuori dalla nostra comfort zone e andremo a Lignano Sabbia d'Oro. Dunque sono le... tipo non lo so neanche io, tipo meno un quarto alle 8, tardissimo, siamo ancora a Thai di Cadore. Ora che ho fatto tutto, poi c'era un gatto e quel gatto lì l'avevo visto un po' di tempo fa, non so se sia di qualcuno. Al collare ha anche un aggeggino, un coso a goccia, non c'è nessuna scritta né niente perché ho guardato, il gatto si fa toccare tranquillamente, si fa coccolare, però è magro poverino e sembra un gatto di razza, ha la codona grossissima. Non so se vi ricordate Jimmy, quello che veniva da noi a mangiare e andava anche su dai miei. Ecco, è tipo quello, ha gli occhi azzurri, chiaro, beige, con la coda scura, folta, bella, pelo lungo. E non lo so, era lì da noi e l'ho coccolato un po', ho guardato se aveva qualche numero o qualcosa, ma non c'era niente. Stiamo passando il fiume Tagliamento che divide il Veneto sulla destra dal Friuli Venezia Giulia sulla sinistra. Ah, meglio di una guida, ma che... Siamo a Lignano, solo che siamo a Lignano Pineta. Dobbiamo capire dove si noleggiano l'esdraio e l'ombrellone. Sono le 10 di mattina, c'è il sole, c'è caldo ma si sta bene perché l'aria è fresca e chiaramente qua era vuoto, no, intorno dove hanno parcheggiato le macchine qua, cioè vabbè, uno cerca un posto vuoto e invece si ritrova a 1000 macchine intorno, ma è normale, è un parcheggio. Va bene, dai, adesso vediamo dove andare. Vediamo e vediamo se mi cambio anche le ciabatte, perché ho su queste qui. Queste qua che avevo preso l'anno scorso a Jesolo. E però per camminare tanto non vanno bene, nel senso che poi iniziano magari a fare male qua o a fare male qua. Tipo l'anno scorso avevo i tagli e quindi non mi fido tanto a camminarci. Poi si rovinano in spiaggia queste qui. Infatti ho le infradito normali. E siamo in questo parcheggio. E lì c'è l'ufficio 3, quello, e di qua c'è la pineta, infatti, dove la gente passeggia con i cagnolini. Allora, stiamo passeggiando in questa viuzza, non abbiamo la minima idea di dove stiamo andando. Comunque abbiamo preso il posto in spiaggia. Qui c'era ancora a disposizione la terza fila, cosa che a Jesolo a quest'ora, che sono le 10:30, è impossibile trovare. Siamo in centro. Quasi. Siamo quasi in centro. No, siamo in centro, sì, dai. Sì, sì. Oasi, pizzeria, ristorante. Ristorante, pizzeria, Nerone. E una differenza da Jesolo è che qui gli hotel sono dentro come Caorle e per andare in spiaggia devi fare della strada a piedi, invece no, Jesolo è diverso, gli hotel sono sulla spiaggia. Si è fermato a guardare i prezzi del ristorante. Va bene, e non c'è tanta gente alla ricerca di un bar per andare in bagno e bere cappuccino. No, poi se mollate la porta fa un casino della Madonna. Qui vabbè, ci sono le turche, questo è quello delle donne, che alla fine non è poi così tanto sporco. Salve uomini. E c'è il privato che non è privato. Cioè, va bene, io chiuderei a chiave fossi in loro. Thank you.
stava ancora facendo le differenze tra Lignano e Jesolo. Ma io, cioè, Jesolo comunque è tipo come fosse Cortina da un pezzo, ecco. Jesolo la puoi paragonare un po' a Cortina. Lignano no. È tutto diverso. E questa casetta? Il tennis. Ah, il tennis, sì. C'è un campo da tennis. Quello con la terra rossa ancora. Quelli vecchi di una volta che devi passare il rullo. Ah! Io devo sapere che da piccola, perché a Vodo c'erano i campi da tennis, ci sono ancora, va bene. Comunque da piccola andavo al parco giochi e c'era questo rullo qua e io mi divertivo sempre a toccarlo, a farlo andare. Riuscivo a spostarlo, non so come, ma riuscivo a spostarlo. Una lucertola, questo che si muove nelle piantine. Va bene, dai. Ah, io stavo andando dentro, fatemi. Ho sbagliato strada. Allora, siamo in spiaggia e cosa posso dirvi? Non voglio riprendere altra gente, ecco, così. C'è gente, ma ci sono ancora ombrelloni e sdraio libere, per cui prevediamo che pomeriggio sarà proprio il clou dell'affollamento. Però per adesso è anche abbastanza tranquillo. Io ho un mal di testa allucinante, infatti ho dovuto prendere l'occhi e ho proprio male fino al naso, emicrania, cioè proprio oggi emicrania, ma non mi interessa. E niente, devo ancora andare a vedere l'acqua com'è, acqua bagnata infatti. No, volevo provare, non ho ancora messo i piedi in mare quest'anno, quindi vorrei quasi andare. Vabbè, dai, noi ci riaggiorniamo più tardi se andremo da qualche parte. Boh, no, dopo c'è da pagare il parcheggio perché è fino alle 2:22 di pomeriggio e quindi ci siamo messi la sveglia per andare dopo a pagare. Comunque il parcheggio secondo me costa meno che a Jesolo, anche quello. Sì. Mi pare che costi un po' meno, non tantissimo, ma un po' meno sì. Va bene, dai. Dopo l'esplorazione bagno di prima, che poi i bagni sono qui alla fine e sono anche grandi e puliti soprattutto. E sì, è tutto. Io in questo video farò il paragone da qui a Jesolo perché qui non ci sono mai stata, no? E allora è tutto nuovo, anche com'è strutturata la spiaggia, e un po' tutto è diverso. Allora, siamo a mangiare a... come si chiama questo posto? Gran Seola. Ristorante, pizzeria. Sono grissini. Comunque, io prendo prosciutto e melone, ce l'avevo in mente già stamattina. E abbiamo aspettato un attimino, Però finalmente abbiamo ordinato. Staremo a vedere. Cioè, guardate la pepiera e la saliera. Sembrano dei rubinetti. Ah. E vabbè, qui c'è pane, sì, tovagliolo, qualcuno che mangia, prosciutto e melone arrivato, e questo è il prosciutto San Daniele, siamo in Friuli quindi ovviamente c'è questo. Sono arrivate le patatine, il cestino che va di moda in questi ultimi anni, ma 3,50 euro queste poche patatine, cioè veramente ladri. 3,50 euro da noi ti prendi un bel piatto di patatine fritte. Queste tra l'altro sono abbastanza crude, secondo me. Vabbè, dai. E sono arrivati gli gnocchi ai frutti di mare. Buon pranzo. Allora, tornati in spiaggia. Non voglio urlare, c'è gente che riposa. Comunque, tra un po' mi metterò al sole, però per il momento stiamo all'ombra, io anche sto all'ombra. Volevo, ecco, appoggiare un secondo. E niente, si sta molto bene,
quasi quasi io vado fino all'acqua, anche se avete visto che non è pulitissima. Va bene, dai, vi aggiorno dopo, così adesso stiamo un attimo tranquilli. Allora, ore 18:30, il pomeriggio è volato, ma volato, tant'è che poi l'ho mandato a mettere ancora monetine per il parcheggio. E vabbè, adesso io sono ancora in costume e in mutande, però siamo stati un attimo alla macchina a lasciare il borsone. Adesso andiamo alla via dove c'è quella terrazza, quella, a vedere. Volevo fare una foto della spiaggia da lì, solo che contro luce, contro sole sarà la foto. Non è il massimo, era da fare stamattina. Vabbè, dai. Comunque la temperatura è aumentata mano a mano che passavano le ore, cioè adesso sono più di 30 gradi. Stamattina erano 25, 26, sì. E poi mano a mano sono aumentati fino ad arrivare a più di 30. Ma questo è il mio clima, io sto da Dio proprio. Dobbiamo scendere, vero? Sì, dobbiamo scendere. Tappa tipo autogrill, ma questa non è l'autostrada. Sì. Andiamo a mangiare qualcosa. Eccolo qui, Fast Eat Italy. Ah sì, autostrada. A 28. Allora, acqua e acqua. 1,70 una bottiglietta. Mi viene male. Toast, panino e caffè. Grazie. Bene, adesso aspettiamo che si scaldino le robe. Franzi è andato al bagno, che è di là. Ecco qua il toast. Panino alla contadina, cos'è che ha dentro? Prosciutto e formaggio? Ah sì, prosciutto e formaggio. Che bel paesaggio che abbiamo qui. Bellissimo. Assaggiamo questo mega toast, è una vita che non mangio toast. Purtroppo io però per morderlo faccio una gran fatica. E quindi devo per forza di cose fare così. Ci voleva. Buono. C'è il lattosio ovviamente, ormai. Ci siamo messi qua di fuori perché dentro c'è l'aria condizionata e si muore dal freddo praticamente. Pensavo di avere una briciola. Ah no, è lucido. Oddio, il naso lucido, pensavo di avere una briciola, invece no. Va bene, ok. Buonasera, siamo a casa da qualche minuto, saranno 10 minuti più o meno. Quindi, sì, forse anche di meno. Vabbè, insomma, meno 10 alle 10. E niente, ho mangiato una banana e adesso devo vedere se questa roba è asciutta, perché serve a Franz per domani, per lavorare. E quindi io spero sia asciutta. Oggi non l'ho stesa fuori perché non sapevo se avrebbe piovuto, non sapevo se fosse... Non sapevo, ecco, punto. E quindi ho detto meglio che la lascio stesa in casa, no? Comunque dovrebbe essere praticamente asciutta perché già ieri era... Beh, questo è ancora umido, ma
Vabbè, la tela del divano che devo anche aggiustare perché vi ho fatto vedere i gatti cosa hanno fatto. Ecco. Comunque, la maglia è asciutta. Sì. E i pantaloni sono da aggiustare. Quindi questi qua. Gli altri sono da aggiustare. Ok. Così è. Vabbè. Comunque adesso gli piego la roba, gliela preparo. Lui è in bagno, quindi io non posso fare nient'altro che aspettare, poi devo fare la doccia anch'io. E così è con un bagno solo, anche se siamo in due. Vabbè, io vi ringrazio per essere stati in questo video, anche se non vi ho ripreso tanto, ma è stata una giornata proprio da... cioè ce la siamo voluta godere, una giornata così diversa, perché era da un po' che non andavamo al mare. Almeno un mese. Decisamente più di un mese, quindi ce la siamo proprio goduta. E niente, vi ringrazio per essere stati qua con me, spero di avervi fatto compagnia. Seguitemi su Instagram se vi va di seguirmi, anche per quanto riguarda le foto. Io prevalentemente faccio foto di paesaggi, quindi ecco, se vi piacciono, insomma, c'è il mio Instagram. Intanto Pepe o Pipo è al bagno. Lo scopriremo solo aspettando Pipo. Era andato al bagno. Vabbè, detto questo, io non vedo l'ora di lavarmi, di togliermi la sabbia di dosso, perché ne ho ovunque di sabbia, la crema soprattutto, e di vedere quanto scura sono, perché finché non fai la doccia non te ne rendi conto di quanto sei abbronzata. Però le gambe sono nere, quindi le gambe sono abbronzatissime. Speriamo bene, spero di non essermi bruciata qua dietro, ma vabbè. In caso metterò il burro di karité solito. Vi aspetto al prossimo video, come sempre. Mi raccomando, statemi bene. Alla prossima. Ciao!